Buonasera, sono io Viviana. Adesso vi faccio vedere una cosa che sto cucinando proprio in questo momento. Vi lo farò vedere gli ingredienti. Prima, ecco, qua ci abbiamo, ho messo un goccio di olio, poco cipollina, per fare un riso con le cozze, con questi. E prima di tutto noi dobbiamo, vedete, abbiamo la carota, cipolla, sedano, li mettiamo tutti insieme in una pentola per fare il brodo, per essere saporito, perché sono tutte legume, le verdure fanno bene la... Cioè, sempre usate brodo quando fate un risotto, perché è normale, no? È tutto sano. Allora, rosoliamo bene la cipolla, poi dopo ci abbiamo pomodorini tagliati a fetti piccolini, li rovescio qua a fuoco piccolo piccolo piccolo, perché lentamente le cose, se avete capito che io ho ripetuto sempre, si fanno piano piano, lentamente, con dolcezza. Mentre che si sta facendo con questi pomodori, ci abbiamo le alice, le vedete? Prendiamo una, così, sentite che già si sta cucinando, ecco, e lo buttiamo qua. Un'alice, perché? Perché dà sapore di pesce, abbinato bene con le cozze. Sarà migliore, così, che si chiama riso alla pescatore in italiano. Qua si sta facendo il brodino, ho detto cipolla, sedano, carote, un pizzico di sale, così, piano piano. Finché si scioglie Alice, ancora piano piano, facciamo un fuoco piccolo, così, buttiamo, eccomi qua, come già vi l'ho detto, il riso io ho fatto proprio adesso, si vede il vapore. L'ho fatto, è già pronto, si può servire in questa maniera qua. Già vi ho detto pesce, zucchine, riso, dopo che mangiano riso, un po' di insalata con un formaggio molto particolare, già io ho fatto a fetti, perché si dice... In Italia si dice mangiamo un po' di formaggio alla fine per lavare la bocca, perché è molto buono. Ci abbiamo bisogno di calcio. Quindi il mio consiglio è di fare come me. Ci provate, provate, mangiate e poi mi dovete dare retta per forza, perché ve lo dico io, è buono, delizioso e gustoso. Io adesso vi lascio perché già ho finito e vi dico a tutti buon appetito e ci vediamo alla prossima. A dopo, ciao, a domani, Viviana.